amici, benvenuti a quest'altra nuova puntata. Oggi voglio affrontare una serie di giochi della Microsoft rilasciati durante i primi anni 90 nel mondo del computer, usciti in un periodo in cui i computer erano in piena espansione e Microsoft rilasciava dei capolavori. Oggi voglio farvi vedere un gioco strategico nato nel 97, vero, che ha continuato per molti anni a essere il migliore esponente del genere. Vi dico soltanto una cosa, c'è la mano di Ensemble, che purtroppo ci ha lasciato. Se tutti voi adorate gli strategici, questo è il titolo che fa per voi. Nel lontano 1997, Ensemble Studios, che ora non c'è più, e Microsoft rilasciarono nei computer un gioco che si chiama Age of Empires. Ovviamente dovremo vedere la storia, ma qui non c'è. Sarebbe che noi affrontiamo gli eventi storici di antiche civiltà del passato. Dobbiamo scegliere tra Egizi, Assiri, Antica Grecia, Babilonesi, Chosen, Hittiti, Persiani, Fenici, Minoici, Shang, Sumeri, Yamato. Che in pratica, quando sceglieremo una civiltà, affrontiamo la loro storia che ci viene raccontata attraverso l'inizio scenario, ovviamente. Ma questo vi servirà soprattutto se volete imparare un po' la storia divertendovi. Ma diamo un po' un'occhiata invece agli aspetti tecnici del titolo prima di incentrarci nel vero pezzo forte, cioè la giocabilità. E com'è la grafica? Essendo del 97, è tutta in 2D e ancora oggi può ancora impressionare. Abbiamo ambientazioni che sono tutte molto semplicistiche nel design, ma sono molto ben realizzate, anzi, non sfigurano per niente neanche oggi, cari amici. Stessa cosa possiamo dire anche per quanto riguarda gli edifici, le imbarcazioni e i personaggi. Sono tutti ben colorati, hanno degli ottimi effetti di luce e ombra e non stonano per niente neanche oggi, sembra quasi di vedere davanti Caesar 3. Sul lato del sonoro dobbiamo dire che anche qui si sono dati molto da fare. Abbiamo effetti sonori che sono tutti semplici e ci serviranno per coinvolgerci un pochettino all'interno dell'ambientazione retro e del passato, certo, ma sono abbastanza discreti. E le musiche di sottofondo invece sono tutte canzoni molto classiche da periodo prima di Cristo e sono adatte per accompagnare questa atmosfera e non annoiano per niente, anzi, sono un ottimo accompagnamento. Qualche tema vi verrà sicuramente voglia di canticchiarlo. Parlando della giocabilità, cos'è Age of Empires? È uno strategico in tempo reale. Il nostro scopo è quello di fondare una civiltà partendo dall'età della pietra e arriviamo fino all'età del ferro. In pratica, quattro periodi storici. Potrebbe sembrarvi semplice, ma in realtà non è così. A seconda della civiltà che scegliamo, Egizi, Assiri, Antichi Greci, Babilonesi, Coreani, Titi, Persiani, Fenici, Minoici, Cinesi, Sumeri e Giapponesi, dobbiamo stare attenti agli avversari, che sono nemici della nostra civiltà, che ci attaccheranno molto spesso. Quindi dobbiamo essere molto preparati con le forze militari, non soltanto di terra, ma anche per via mare. Quindi, occhio gente, sicuramente vi divertirete a costruire la vostra civiltà da zero. E non è per niente facile, perché dovete procurarvi le risorse, cioè legno, cibo, oro e pietra. Senza di quelli non potete costruire niente, non potete potenziare niente. Infatti,
Quando andrete avanti piano piano col tempo, dovete anche potenziare i vostri mezzi militari e la vostra economia. E potete anche addirittura, se volete, fare commerci con le altre civiltà, non soltanto con i nemici, ma anche addirittura, se potete, con gli alleati. In pratica, che dire di questo titolo? Sotto certi aspetti vi ricorderà molto Dune 2, oppure anche Empire Earth. Ogni civiltà che utilizzeremo avrà dei suoi vantaggi, come più velocità, più meno intervalli di attacco, migliore produzione nelle risorse minerarie, più produzione per quanto riguarda i cibi. Insomma, scegliete bene con accuratezza la civiltà. Potete fare le missioni in cui seguite la storia, oppure addirittura campagna libera in cui potete fare quello che vi pare. E se non lo sapete, in questo gioco potete anche addirittura giocare in rete se volete trovare degli avversari veramente bastardi e molto agguerriti. Nel corso degli anni vennero rilasciati, dopo questo primo grandioso episodio che ebbe un grande successo, vari seguiti ed espansioni. C'è Age of Empires The Rise of Rome, che è l'espansione. Poi ci saranno Age of Empires 2, The Age of Kings, The Conquerors e molti altri giochi. Quindi provatelo il primo, se volete capire da dove è partito Age of Empires. E ve lo consiglio caldamente questo gioco. Soprattutto, anche oggi può ancora impressionare, e potete farlo partire anche su computer scarsissimi. Avete bisogno di 90 MHz di processore, 16 MB di RAM, e basta. Niente di che. Vi aspetto alla prossima, gente. Ciao ciao! Almost. Almost. Somos.